dare la parola all'altro politico della situazione che sta scalpitando lì accanto, che è Giuseppe Villani, che è consigliere regionale della Lombardia. Avete condiviso un periodo di lavoro politico insieme e adesso gli lascio la parola appunto per intervenire. Tanto grazie Gianni perché hai detto. Grazie. Grazie a voi. Io devo dire che intanto ringrazio Gianni anche per le cose che ha detto adesso, ha detto oggi, come si è posto rispetto al libro che ha scritto e ai problemi che sta affrontando. Ma io devo dire che ringrazio davvero di cuore l'invito e devo dire che quando Gianni e Claudia sono venuti a trovarmi, mi hanno illustrato la situazione, mi hanno chiesto se fosse stato presente a questo incontro e poi mi hanno chiesto anche di dire due parole. Davvero ho provato un grandissimo orgoglio, una grandissima soddisfazione perché conosco bene sia Claudia che Gianni, conosco il suo impegno, almeno per quanto riguarda la fase in cui ha operato a Torricella nel nostro territorio. Poi quando ho saputo che c'era anche Antonio Pizzinato, che per me è sempre stato un grandissimo punto di riferimento dal punto di vista sociale, politico, nelle battaglie per i diritti, eccetera, ancora di più ho provato questa grande emozione nell'invito ad essere presente. Devo dire che io ho letto il libro, me l'ha fatto bene ancora prima che andasse in stampa, l'ho letto in due serate, dopo le consuete riunioni che ormai sono numerosissime, ho letto il libro e mi sono pienamente riconosciuto all'interno di questo libro, ho riconosciuto bene Gianni nel libro, ma conoscevo già, ma mi sono riconosciuto perché il libro percorre certamente una vicenda personale molto importante, sia dal punto di vista umano, che sindacale, che politico, che sociale, nelle battaglie per i diritti, ma ripercorre un periodo importante, tutta la fase della democrazia italiana, la fase della storia recente del nostro paese, e io mi sono riconosciuto molto anche dal punto di vista personale all'interno di questo libro, peraltro scritto bene, molto chiaro, molto bello anche nelle fotografie che raffigurano quei momenti di impegno, di lotta, di iniziativa sindacale, ma raffigurano molto bene anche gli aspetti umani, personali, di Gianni, di Claudia, della loro famiglia, delle loro vicende. Davvero bello. E devo dire, mi sono riconosciuto perché io ho 67 anni, sono nato nel 1949, quindi non c'ero in quel periodo, però la vicenda dei bombardamenti del 1943 e poi la resistenza sono questioni che ho molto presente perché mio papà partigiano, perché la mia famiglia, perché tutta la mia storia politica e di impegno sociale parte da lì, parte dalla resistenza. Quindi la questione della resistenza, poi le cose che spiegava molto bene Antonio Pizzinato rispetto all'impegno all'interno di questo paese per i diritti. Noi avevamo un paese da ricostruire e avevamo una democrazia da ricostruire. C'è stata l'industrializzazione forte del paese, ci sono stati momenti, pur nelle disuguaglianze, nelle contraddizioni, ma momenti molto alti dal punto di vista economico, sociale, dal reddito complessivo, eccetera, eccetera, però appunto sempre con all'interno delle grandi contraddizioni, dei diritti da salvaguardare,
E devo dire che io, che ho sempre operato in provincia di Torino, a partire da quando avevo 16 anni, perché sono 50 anni, ho compiuto 50 anni di vita sociale poco fa, insomma pochi mesi fa, devo dire che parallelamente abbiamo vissuto le stesse vicende, la SNI, la NECCHI, la NECA. Mi ricordo nel 1990 a Mezzanino Po, alla Busi, in una campagna elettorale eravamo presenti proprio insieme, io e Pizzinato, in un momento difficilissimo per la storia del nostro paese, un momento complicato anche per noi, nel 90. Quindi c'è stata anche qui quella fase di grande sviluppo, il calzaturiero di Genova, le fabbriche di mortaio, eccetera, eccetera. Lo sviluppo imponente da questo punto di vista, la riduzione dell'impegno in agricoltura, la disattenzione nei confronti delle bellezze naturali di questi territori, in modo particolare della necessità di sviluppare un certo tipo di turismo per guardare a quel tipo di industria. E poi problemi, la deindustrializzazione, problemi tra l'altro che hanno provocato anche altre grandi questioni di carattere ambientale, parlavamo prima della fibra di Prodi, possiamo parlare di altri esempi. Ecco, io credo che questo impegno di Gianni all'interno dell'Innocenti, quei problemi a Milano, la grande città, eccetera, eccetera, siano gli stessi problemi, naturalmente in termini diversi, con dimensioni diverse che abbiamo vissuto noi. E quindi credo che il libro scritto da Gianni fornisca a noi che abbiamo vissuto quel periodo, ma anche alle giovani generazioni, degli strumenti di carattere culturale, di carattere politico, di carattere sociale per ricostruire davvero la storia di questo nostro paese, le vicende di questo nostro paese, le grandi problematiche che abbiamo avuto all'interno di questo nostro paese. Questo per me è il fatto più significativo, rilevante, che all'interno del libro si trova. Dopodiché devo dire che mi fa ricordare non solo quando Gianni ha cominciato ad impegnarsi a Torricella nel nostro territorio, ma mi fa ricordare anche un tema, una questione che è attualissima e che noi non siamo mai riusciti ad affrontare fino in fondo, che è il tema della difesa del suolo, che è il tema della difesa della valorizzazione del nostro territorio, che è il tema della valorizzazione di questi bellissimi luoghi, ma non in modo fine a se stesso, è il tema di un diverso modello di sviluppo, che anche in quegli anni di grande sviluppo industriale non c'è stato all'interno di questo nostro paese, perché non si è saldato il giusto sviluppo industriale, la giusta necessità di dare un grande impulso all'economia di questo paese, ma non si è saldato con altri settori, con un impegno in altri settori. Noi oggi in Oltrepò Pavese abbiamo dei problemi grossi, contrariamente ad altre zone simili a queste, magari anche meno belle di queste, perché non abbiamo saputo valorizzare fino in fondo le nostre bellezze naturali, ma soprattutto le vocazioni dei nostri territori. Adesso, ad esempio, c'è una forte competizione, c'è un forte conflitto nei confronti di un insediamento che si vuole fare a Retorbido, un impianto di pirolisi, un inceneritore, che noi avversiamo anche perché è in profondo contrasto con il nostro territorio. Oggi noi, ne parlavamo prima, anche con amici sindaci e amministratori presenti, prima di iniziare, abbiamo il problema delle bonifiche di questo territorio. Ecco, io credo che tutti questi argomenti siano dentro questo libro, ma io ricordo bene quando è arrivato Gianni, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che è sempre stato per lui un assillo, un impegno forte, insomma, noi abbiamo un patrimonio naturale,
abbiamo una ricchezza immensa all'interno di questo territorio, perché non concentrare lì i nostri sforzi? Perché non indirizzare lì l'impegno delle istituzioni? Perché la politica non va in questa direzione? Io credo che se mettiamo insieme il fatto che partiamo dal 1943 con quei bombardamenti, che poi vuol dire la lotta per la liberazione dell'Italia e poi per la Costituzione, eccetera, la ricostruzione e lo sviluppo di questo paese, una indicazione chiara e quindi un punto di vista strategico molto importante rispetto a come doveva svilupparsi questa zona, capiamo l'immenso valore di questo libro, dei contenuti di questo libro, delle indicazioni che vengono date. E anch'io sono d'accordo, l'ho riscontrato immediatamente quando ci siamo incontrati, che Gianni e Claudia hanno lavorato insieme e che hanno insomma prodotto un vero impegno da questo punto di vista. Ma qual è l'insegnamento? L'insegnamento, se si parte dal fatto vero, ormai da anni le nuove generazioni rischiano di stare peggio delle vecchie generazioni. Non era mai successo così nel dopoguerra, dopo la ricostruzione. Era sempre successo che bene o male c'era stato un po' di progresso, un po' di avanzamento, no? Oggi invece abbiamo un arretramento da questo punto di vista. Abbiamo una disoccupazione giovanile forte, abbiamo problemi sociali molto forti e abbiamo anche una disgregazione sociale molto forte. Allora, se in quei tempi, dopo il 1943, il problema era quello della ricostruzione economica del paese e quella del consolidamento della democrazia, io oggi credo che il problema certamente sia quello di mettere mano ad un nuovo sviluppo, ma soprattutto a fare quell'operazione di cui parlava Gianni riferendosi alla sua malattia. Noi oggi, così come allora, c'è stata una ricostruzione di carattere infrastrutturale, dobbiamo ricostruire la coesione sociale, dobbiamo ricostruire le comunità a partire da questi nostri comuni, dobbiamo ricostruire una modalità di stare insieme da parte dei cittadini che ci consentano di prevenire problemi sociali che poi sconfinano anche in malattie, che comunque sconfinano in un fatto che arreca alle persone una qualità di vita, indipendentemente da quella economica, una qualità di vita inferiore complessivamente. Se allora abbiamo ricostruito l'Italia dal punto di vista democratico e infrastrutturale, oggi dobbiamo ricostruire le nostre comunità sociali. Io penso che questo concetto ci sia tutto, ci sia tutto. E allora quando si dice stiamo insieme, ecco, io dico Gianni che sicuramente, io sono disponibile, abitiamo vicini, siamo disponibili anche perché so che da te potrò avere un grande contributo per il mio impegno, per il mio lavoro all'interno delle istituzioni. So che potrò avere questo contributo e di questo siamo qui a disposizione. Parliamone, lavoriamo insieme. Grazie. Carlo, far notare un'altra delle letture che c'è all'interno del libro, che come avete visto è ricchissimo, tutte queste chiavi che sono state suggerite e colte. Ce n'è anche una che si legge in trasparenza ed è un passaggio epocale dal 69, cioè la strategia della tensione, e poi l'autunno caldo, poi le bombe di Piazza Fontana e a seguire la deindustrializzazione, ed è un filo che si legge, una trama che si legge in trasparenza all'interno del libro in modo chiarissimo, che non è stata sicuramente ancora studiata e approfondita bene dai nostri storici, che va sicuramente approfondita. Ora Samantha ci parlerà ancora di altri aspetti all'interno di questo libro. Prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Gianni e Claudia di avermi invitata a questo evento, a mio avviso super significativo e abbastanza, insomma, singolare.
Niente, io mi presento un attimino, sono la psicologa, ho lavorato per 7 anni nell'unità valutazione Alzheimer dell'ospedale di Voghera. Adesso mi occupo anche di altre cose, lavoro in case di riposo, comunque sempre a contatto con la terza età. Io ho incontrato Gianni per vie traverse in ospedale, lo dobbiamo dire. Però l'ho conosciuto quando lui e Claudia hanno deciso di venire al caffè Alzheimer. Su questo spendo 2 paroline, perché insomma di questo mi occupo e siccome nel libro insomma, è stato citato, aggiusto un attimo il tiro sul caffè Alzheimer e affondo ancora di più il colpo che ha iniziato lui, perché purtroppo questi caffè Alzheimer che sono importantissimi e sono di carattere sociale non sono per niente contemplati dal nostro sistema sanitario nazionale. Questi caffè Alzheimer vengono fatti da associazioni, da persone volontarie, da persone che si vogliono mettere in gioco e che vogliono spendere energie in questo, ma non da chi dovrebbe realmente pensare ecco, a questo tipo di cure. Cosa sono questi caffè Alzheimer? Sono nati nel 1997 in Olanda a seguito di un'idea di uno psicogeriatra appunto olandese e sono un po' degli spazi alternativi, sono dei luoghi terapeutici un po' fuori dal comune. Dico terapeutico perché sì, Gianni lo ha già sostenuto, è una vera e propria terapia, anche se non è farmacologica. Sono luoghi in cui le persone affette da questo tipo di patologia possono ritrovarsi con i loro familiari, possono condividere esperienze, dubbi, domande, gioie, dolori. Però mi piacerebbe puntare un po' più l'accento positivo su questo, perché la partecipazione di Gianni e di Claudia a questo caffè Alzheimer è stata straordinaria. È stata straordinaria perché ho trovato 2 persone che si sono messe in gioco, non hanno avuto paura di abbattere quelle barriere di cui parlavamo prima, cioè quelle della società che stigmatizza un attimino queste persone e identifica queste persone con la loro malattia facendogli perdere l'identità, la storia, tutto il bagaglio di vissuto personale che una persona si porta dietro e quindi insomma a me ha fatto un piacere enorme conoscervi e mi piacerebbe che ci fossero tantissime altre persone come voi, però come diceva Gianni purtroppo è la famiglia stessa ed è il malato stesso che molto, molto spesso si isola per paura, per vergogna, per non voglio far sapere agli altri che sono malato, che ho delle difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, però sbagliando perché cioè lui è la prova che buttarsi nella società e non aver paura di ciò potrebbe essere la terapia migliore oltre a quelle farmacologiche che insomma ci sono. Io non ho molto altro da dire, devo solo fare i complimenti a Gianni, complimenti perché l'ho conosciuto da poco tempo, insomma dal 2014 l'ho conosciuto, per me lui e Claudia sono una persona sola perché li ho sempre visti insieme e quindi senza nulla togliere l'identità personale di ognuno di loro, ma per me sono una coppia fantastica. E come diceva prima, 2 cose sono fondamentali per affrontare questa malattia, la società e gli interessi, sì, però anche una moglie come Claudia, secondo me. E questo interesse per la scrittura è un po' quello che l'ha salvata. Come diceva lei prima, scrivendo si fissa la propria storia,
si fissano le proprie emozioni, che lei non ha mai avuto paura di esprimere neanche negli incontri che abbiamo fatto, e quindi io posso solo farle un sacco di complimenti e sperare veramente che questo evento possa essere di esempio per la società. Basta. Questo evento sarà di esempio perché circolerà poi su internet, sul sito Iscre, e poi abbiamo in mente appunto di fare ancora delle presentazioni in Toscana, insomma in giro per l'Italia, e quindi lo portiamo fuori finché vorrà, sì, naturalmente, oppure troveremo un modo mediato altrimenti. Allora, Anna, ultima ma non ultima, come abbiamo cominciato la prefazione, finiamo con la postfazione. Anna Capaccioli appunto ha scritto questa bellissima postfazione al libro, è un assistente di base ed è un caregiver. Ora ci spiegherà meglio lei e poi nel suo intervento ci dirà bene cosa vuol dire. Sì. Allora, buonasera, saluto veramente con emozione anch'io questa comunità amica delle persone con demenza, dei malati di Alzheimer, come l'ha definita lo stesso Gianni, no? Che è venuta questo pomeriggio alla presentazione di questo libro, di cui ecco vorrei sottolineare il valore, anche come unicità, come rarità, diciamo, nel senso che sono veramente pochissime le testimonianze realizzate con vari mezzi di comunicazione, insomma, dei malati di Alzheimer. E quindi ecco, mi fa veramente piacere partecipare a questa esperienza in tutti i modi, ecco, sia con la mia presenza oggi che con la postfazione del libro. Io nasco ecco, come familiare caregiver, questo inglesismo, questi termini un po' stranieri che ormai abitano la nostra lingua, no? Cioè, chi è questo caregiver, questo marziano? È la persona che effettivamente si occupa del malato quotidianamente. E quindi posso dire di aver vissuto anch'io l'esperienza dell'Alzheimer dal punto di vista di figli, dal punto di vista di familiare. E mi sono ritrovata, devo dire, tantissimo nello scritto di Gianni, che ho letto, diciamo, con lo stesso trasporto con cui si potrebbe leggere un romanzo, un'opera di narrativa, e in questo veramente faccio di nuovo i complimenti a Gianni, ritrovando però al tempo stesso ecco, queste tematiche fondamentali anche della mia vita, e non soltanto della mia vita come singola persona, ma importanti in tutta la società, perché i malati di Alzheimer sono tanti, e i caregiver, appunto, i familiari che se ne occupano sono ancora di più, stiamo parlando di milioni di persone soltanto in Italia. Quindi stiamo parlando di una realtà che ha una grandissima incidenza. Ma non vorrei dilungarmi più di tanto, anche perché, insomma, come postfazione anche della presentazione, insomma, vorrei soltanto dire poche battute e riprendere alcune cose che sono già state dette. Anch'io ho frequentato l'Alzheimer Caffè in Toscana, nella mia zona, insieme al mio babbo, e devo dire, confermo, ecco, che è stata una bella esperienza. È stato bellissimo soprattutto avere un posto dove poter andare insieme a fare delle cose insieme, in un posto dove non si veniva guardati in maniera strana e dove nessuno si allontanava, nessuno guardava con sospetto, nessuno aveva paura. Ecco, forse in conclusione potrei soltanto riprendere alcune parole che mi sembra di poter considerare parole chiave. La paura, Gianni stesso ha parlato di paura, no? La paura cresce, il tempo scorre e la paura cresce, leggiamo il libro di Gianni. Questi sono, posso testimoniare, esattamente le stesse emozioni che ha anche il familiare che sta accanto al malato. C'è una grandissima paura. E anche la società ha paura, cioè le persone dal di fuori, ecco, perché vivere la malattia di Alzheimer, riprendo
le parole che ha usato Gianni, una sfida, una grande sfida. Ecco, forse potremmo veramente concludere così, cioè la malattia di Alzheimer è una sfida prima di tutto personale, ma anche sociale, veramente, anche sociale. E quindi al di là, diciamo, dei documenti ufficiali, comuni, noi abbiamo la notizia di questi ultimi tempi, insomma, dell'estate, di che Abbiate Grasso, l'ho scritto nella presentazione del libro, mi sembrava interessante, è il primo comune italiano ufficialmente, diciamo, no? Nominato comunità amica della demenza, in cui verranno messi in atto, insomma, tutta una serie di iniziative. Credo che di fatto per i malati di Alzheimer sia importante la vicinanza reale, al di là dei documenti ufficiali, come quella di oggi pomeriggio, che questa comunità, quindi la comunità di Gianni, sta dimostrando oggi pomeriggio in questa sala, seguendo con attenzione, devo dire, di questo ringrazio anche per l'attenzione a queste mie ultime parole, la presentazione di questo libro e condividendo con Gianni questa esperienza unica che, posso dire, ha riempito di emozioni la mia giornata e spero anche la vostra. Grazie mille. E io sono accudito dal paese.